posso dire che il libro è diviso in due parti. La prima parte è la sua ed è molto vasta, molto ariosa, parla delle periferie nel mondo, a partire da tante esperienze che lui ha fatto in tanti luoghi, dall'India al Brasile, fino agli Stati Uniti naturalmente, ma certamente insomma ecco, quella che è stata la sua esperienza concreta ha un riverbero poi molto forte nella prima parte, in cui racconta cosa sono le periferie nel mondo, in che cosa si differenziano l'una dall'altra, in che cosa si distinguono a seconda appunto del paese, ma anche poi tratti eventuali comuni. La seconda parte è molto più locale, molto più, come dire, notarile, direi io, e riguarda tre periferie romane, ed è la replica delle vecchie ricerche fatte da Ferrarotti negli anni 60. L'allora assessore alla cultura Borgna aveva dato a Ferrarotti il compito, diciamo, di una replica della sua ricerca, aveva suscitato grande interesse in lui l'idea di poter riprendere questo tema con Ferrarotti, e quindi noi abbiamo fatto una replica nelle stesse identiche zone, cercando di ritrovare persone che fossero lì da molti anni e che ci dessero conto dei mutamenti intercorsi dagli anni 60 ad oggi. Queste zone hanno avuto varie origini, anche perché si tratta di zone molto vaste, sono l'Acquedotto Felice, l'Alessandrino e il Quarticciolo. Il Quarticciolo è l'unica zona molto invece circoscritta e che non può espandersi perché è delimitata da vie molto ampie di scorrimento, tipo la Palmiro Togliatti, ma l'Alessandrino invece è molto vasto e così anche l'Acquedotto Felice. Ecco, allora abbiamo fatto una replica in queste zone raccogliendo interviste in profondità, si sono mossi moltissimi giovani dottorandi o anche persone che già avevano il dottorato e che lavorano con me, e quello che voi trovate qua è un po' una sintesi di queste ricerche. Sono stati... Certo, va bene, facciamo questo passo formale, la parola al professor Ferrarotti. In effetti è abbastanza difficile scrivere un libro e parlarne poi è addirittura presuntuoso, perché uno veramente non sa forse mai che cosa scrive o di che cosa si occupa, e alla fine della ricerca si rende anche conto che forse la ricerca non andava fatta o comunque andava posta in termini diversi. Molti anni fa, io non oso neppure dire quanti, ma questo pubblico così vasto certamente non mancherà chi ti potrà ricordare che sono più di mezzo secolo fa, ecco. Pur avendo girato tre volte il mondo, mi rendevo conto che avevamo la Cina sotto i piedi e che soprattutto la materia di cui ci occupavamo, la sociologia, non poteva essere insegnata soltanto con i libri a scuola, qui vicino al vecchio magistero. Era una disciplina che aveva bisogno della ricerca sul campo e sul terreno. E qui devo notare un primo punto, molto brevemente, contrariamente a quanto spera la professoressa Maciotti, io non sono veramente così portato alla loquela avvocatesca che non sa mai quando fermarsi, no? Non avvocatesca, no, ma pensavo allora, neppure temo di, penso di non essere un logorroico patologico, mi accontenterei di essere come Socrate un logocentrico, no? Dunque, primo punto, nella cultura italiana, e quindi questo è un primo punto di interesse generale che parte da una cultura empirica circoscritta, noi l'abbiamo capito dopo, nella cultura italiana la ricerca sul campo non gode buona stampa. Se qualcuno qui ha la nostalgia di fare un concorso universitario, per carità, scriva un bel saggio con premessa e poi un bel titolo all'inizio, 1-1-1-2 e poi 2-2-1-2-2, un bel saggio con conclusione, non una ricerca sul campo. Pardon? Non l'ho detto, però un bel saggio nella cultura italiana ha sempre certamente una accoglienza favorevole.
Io ricorderò, normalmente quello che io dico è legato a delle esperienze personali. In fondo, se una persona avanti negli anni non avesse le esperienze personali, che cosa gli resterebbe? Niente, no? Forse solo la calvizie da portarsi in giro. Diventerebbe allora veramente un luminare, seppure di luce riflessa. Prego, secondo. Abbiamo imparato che nella cultura italiana c'è questa carenza di sensibilità empirica, perché ricordo anche parlando con un, questo veramente un luminare, Norberto Bobbio, mi diceva Bobbio, e senza sapere o sapendolo ripeteva le critiche crociane di molto tempo, ma queste ricerche sociologiche sono così frammentarie, slegate, occasionali, slabbrate, sfrangiate, non si sa mai quando cominciano e quando finiscono. E lui invece è l'intellettuale italiano, parlo dei migliori intellettuali, la gran parte degli intellettuali italiani hanno tutto fuorché l'intelletto, avranno un robusto conto in banca, tutto qua, poi saranno dei maggiordomi stupendi, per carità, pronti a tuffare, no, abbiamo una serie, diciamo quelle 5 o 6 persone che chiamerete, l'intellettuale italiano non ha, voglio dire, non ha la pazienza di interrogare le persone perché presume di sapere già che cosa è bene per le persone e quindi che sia un tempo buttato quello che si invece si investe in una, per esempio, in un'intervista in profondità, quello che noi chiamiamo intervista qualitativa, ma non voglio parlare di questo. Quindi il primo punto, il secondo punto, e qui è la parte, ci vorrà, bisognerà che lo leggiate questo libro che è un interesse incredibile, nella prima parte io cerco di difendere un punto che esiste la possibilità di determinare ciò che definisce in maniera precisa, concettualmente agguerrita, la diciamo situazione del borgataro, la situazione della marginalità urbana. Colui che vive ai margini, fuori, cioè, qual è l'esclusione sociale? Ma questo è il punto, questo viene dalla ricerca, l'esclusione sociale viene giocata in modi diversi, in forme molteplici.